due brevi cenni sulla storia di Rocca Romana, visto che siamo nel centro storico. Innanzitutto questo paese, Rocca Romana, trae origini dai Sanniti, e infatti il Monte Maggiore è una catena montuosa che ci ha restituito molte testimonianze dal loro passaggio, come fortificazioni, mura megalitiche, eccetera, cioè con grossi blocchi di pietra sovrapposti l'uno sull'altro. Successivamente è stata abitata, colonizzata anche dai Romani, e sempre il Monte Maggiore ci restituisce tutta una serie di ville rustiche che ci testimoniano appunto del loro passaggio. Molto probabilmente qui passava anche la via Latina, secondo alcuni studi. E secondo alcuni studiosi, questo era il luogo dell'ubicazione di Saticola, dell'antica città sanita Saticola, molto importante anche per la produzione delle ceramiche, e che è citata da Tito Livio nel settimo libro dell'Eneide. Successivamente divenne un feudo longobardo, poi divenne un feudo dei Normanni, fu sotto il controllo di importanti famiglie del regno come i De Rocca Romana, che furono i primi feudatari, appunto con Adamo, che fu il primo feudatario di cui si ha notizia nel 1101, poi ci furono i Marzano, ci furono i Di Capua, ci furono i Caracciolo, ingrandirono il feudo di Rocca Romana, inglobando i territori di Pietramelara, Pietraverano, San Felice e il castello di Baia. L'ultimo feudatario del feudo fu Lucio Caracciolo, prima dell'abolizione del feudalesimo nel 1806 con Giuseppe Bonaparte, e nel Risorgimento a Rocca Romana fu combattuta una battaglia importante, quindi fu al centro dell'attenzione anche durante il Risorgimento. Fu combattuta una delle fasi della battaglia del Volturno nel settembre del 1800. Perché i baldini qua hanno pigliato. Sì, infatti, dove i garibaldini subirono una pesante sconfitta ad opera dei soldati borbonici, ma anche della popolazione che accorse in aiuto ai soldati. Addirittura delle fonti ci dicono che anche il prete di allora, Don Domenico Zaccaria, giunse in aiuto della popolazione per scacciare i garibaldini. Quindi si combatté una battaglia importante per le sorti dell'unità. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale Rocca Romana non fu immune da questo conflitto, dal grave conflitto. Infatti molti danni subì soprattutto la frazione di Stavigliano, anche il castello, la torre normanna, subì dei danni provocati dai tedeschi di tirata che cannoneggiavano gli alleati che si erano rifugiati sul Monte Castello. Qui c'era la linea Victor. Sì. E niente, oggi qui ci troviamo nel centro storico del paese, che è il nucleo che è stato costruito immediatamente dopo al primo nucleo principale, che è quello che visiteremo, che si trova alle spalle della chiesa di San Cataldo. Qui possiamo notare una torre dell'orologio che è stata costruita nel 1824 dall'allora sindaco Alessandro Zarone. L'epigrafe lega che questa torre fu costruita per l'utilità pubblica, quindi invece di avere una funzione religiosa come lo avevano la maggior parte degli orologi di quel periodo e anche successivamente, questa aveva una funzione del tutto civica, quindi del tutto non legata alla religione, ma legata al tempo civile, quindi non scandiva il tempo religioso ma scandiva il tempo civile. Il quadrante è successivo ed è stato realizzato da una ditta di marcianise.